Ehi la ciurma! Io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest. Allora, ho trigato un po' nell'ultimo tempo per cercare di risolvere la questione qua dei notebreaker per la farm semi-automatica di grano. Tra l'altro mi sono documentato anche sul forum inglese, sul chat IRC, ma non ho trovato niente di particolarmente utile, nessuno che abbia mai cercato di fare una farm semi-automatica di grano, anche perché appunto le coltivazioni sono una questione abbastanza recente qui su Mindtest. Il problema, ho guardato forza di esperimenti, 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 è principalmente il fatto che questi pneumatic tube vedono l'inventario là, ma alla fin fine vedono anche quello qua in fondo come inventario, cioè non lo considerano come chiuso. E quindi questo funziona un po' come un dispenser. E come tutti i tubi, diciamo, anche su Minecraft funzionano allo stesso modo, a ogni incrocio c'è il 50% di possibilità di andare a destra o a sinistra. Vabbè, qui dipende da quanti bracci ha l'incrocio, nel senso se ce ne sono di più la probabilità differisce. Però qua, per esempio, è obbligato ad andare a sinistra. Però arrivando qua, a sinistra non può andare, perché appunto è un inventario che non è... Non accetta l'input, insomma. Quindi può andare o dritto o tornare indietro. Quindi andrà dritto. E quindi per questo non c'è problema. Il problema invece si verifica in quelli nel mezzo e in quello in fondo. Perché qua può andare o a destra o a sinistra. Idem qua. Mentre in fondo può andare o a destra o in giù. Là c'è il 50% di possibilità. Nel senso che se scegli a destra, niente, boh, viene droppato fuori. Se invece sceglie a sinistra, va qua in fondo e quindi scenderà giù e quindi arriverà qua nella cesta. Perché là a quel punto non scende più, cioè non esce più avendo la possibilità di scendere. Invece arrivando di là, non avendo la possibilità di entrare qua dentro. Ops, scusate. Rimettiamo a posto. Ok, qua non avendo più la possibilità di entrare dentro il Nodebreaker, viene droppato automaticamente fuori e quindi quello genera un po' il problema che abbiamo riscontrato. Quindi a questo punto mi sono venute in mente varie opzioni. Allora, la prima era quella di intervenire qua manualmente e di posizionare vari pneumatic tube di quelli sorting pipe e no, sorting tube, com'è che si chiama qua tecnicamente? Sorting machine, no, sorting pneumatic tube segment, ecco, c'hanno dei nomi lunghissimi. Però appunto sono discretamente costosi questi perché chiedono 4 frammenti di mese e un pneumatic tube segment, e poi inoltre dovrei dire a ognuno di quelli che il grano e i semi di grano vanno mandati sempre a sinistra. Ho provato con i one way tube, solo che il one way tube è letteralmente one way tube, quindi va in una sola direzione, non si collega a nient'altro, ma in nessuna delle direzioni. Di conseguenza, se lo mettessimo per esempio qui, cosa succede? Si collega al Nodebreaker, ma non si collega a nient'altro. E allora uno potrebbe dire, allora sposto i pneumatic tube di un cubo, no? Ma alla fin fine non funziona, perché poi qua cioè, si ripresenterebbe lo stesso problema, perché qua avrebbe di nuovo la possibilità di andare a destra o a sinistra. E quindi non va bene neanche questo. Gli altri tubi che avevamo provato la scorsa volta, che erano i crossing pneumatic tube segment, non ho capito assolutamente... Ops. Non ho capito assolutamente a cosa possano servire e non ho trovato al momento nessuno che me l'abbia spiegato con discreta chiarezza, neanche sul canale IRC, dovrò magari provare a ripassare un altro momento. Ma il tempo scarseggia sia a me come a voi in questo periodo, quindi non ho avuto granché tempo. Però, come avevamo provato la scorsa volta, se vi ricordate, l'incrocio qua rimane al contrario, nel senso rimane in questo modo. E che cosa succede? Succede che da qua li manda in là o in qua, ma non ci serve così.
Perché qua, per esempio, metterlo qua, che cosa succede? Lo manda di nuovo nelle tue, nelle tre direzioni. E a questo punto come ci si interfaccia con quello? Niente. A meno che non sia con il destro qua, ma no, infatti. Allora mi sono venute in mente due cose. Allora, la prima cosa bella che ho avuto dalla vita, come direbbe la mia coinquilina, è quella di girare questo tube con uno screwdriver e mandarlo da quell'altra parte, insomma, obbligando ad andare in quella direzione. Forse possiamo ovviare il problema dello screwdriver mettendo una chest qua. Possiamo controllare rapidamente perché abbiamo parecchio legno nell'inventario. Mettiamo la chest qua. Mettiamo la chest qua. Il one way tube qua. E a questo punto dovrebbe risolvere un po' meccanicamente. Se togliamo la chest, quello si aggiorna? No. È una procedura un po' strana, però adesso attivando il tutto dovrebbe non dare più questo tipo di problema, perché se, cioè, arriverà di sicuro qualcuno qua, ma verrà rispedito indietro, anzi non viene, non va proprio spedito in là, perché lui riconosce già che, ah, poi qua abbiamo messo anche su così in mezzo che non ha alcun senso, cioè magari ha interferito lui, però crossing non ci interessa. Mettiamo questo, però secondo me è una soluzione abbastanza pratica, diciamo non troppo dispendiosa. Ci chiede sì un cristallo di mese, no, non è un cristallo, è sì, non un frammento, è un cristallo, insomma. Però qua che cosa è successo? Ah, me l'ha risparato su da quest'altra zona, perché là di nuovo si trova un 50-50 eccetera eccetera. Dovrei metterlo su tutti e tre, perché tecnicamente potrebbe spararlo anche qua, ma no, là non ha più possibilità perché va a finire prioritariamente qua dentro. Tra l'altro ho sparato là praticamente tutto, perché non c'era niente là. Ah, ma forse non ha preso i semi, perché non erano completamente maturi e quindi non ha preso i semi. Altra cosa che però non ho potuto sperimentare, questo è un po' un debugging, diciamo, del sistema un po' problematico vabbè, lo rimetto a posto. Del sistema di queste sorting pipe è il fatto di provare a fare un giro in tondo. Cioè, qua quando arriva dice no, non lo droppo fuori, c'è ancora la possibilità di scendere qua. Qua dice ah, non lo droppo fuori, c'è la possibilità di andare qua. E qua dice c'è qua, e quindi o continuo a girare all'infinito. Però non è possibile perché, come sapete dalla teoria della probabilità, è certo, cioè è quasi certo che a un certo punto, nell'infinità del tempo che trascorrerà, il seme o il coso di grano, cioè i semi di grano o il grano maturo, sceglieranno l'opzione a sinistra e quindi andranno di là e andranno a finire dove interessa a noi. Questa ultima opzione non l'ho sperimentata, vorrei provare a mettere qualche seme là per vedere cosa succede. Attiviamo, però secondo me dovrebbe risolvere ugualmente. Ecco, uno viene spedito in questa direzione ed è abbastanza normale che succeda. A questo punto però vedete, non viene più sparato per terra ma torna su. Là ricomincia ad andare in giro. Là va a sinistra, avete visto? E quindi viene risolto questo problema, adesso andrà indirizzato giù, infatti, e poi dobbiamo solo sperare che non risalga da questa zona qua. Invece risale qua, quindi sarà un problema perché verrà droppato qua. Infatti. Comunque questa è un'altra possibilità. Altra possibilità ancora che mi sta venendo in mente proprio ora è quella di mettere un altro inventario che non accetta input. Tipo, allora proviamo a vedere un attimo con Pipeworks oppure con anche la Technic, perché anche la tecnica degli inventari magari senza input, cioè che non accettano input. Deployer non ci serve, un dispenser lo dropperebbe come quello, un filter injector non ci serve, un trash can, questo cos'è? Decorative grating, oppure
pure il node breaker. Allora, per non mettere un node breaker che è abbastanza costoso, vediamo la mod tecnica che cosa ci. Porca pupazza! Clicco sempre il pulsante sbagliato. Una CNC machine non ci interessa. Full fire. Tecnicamente potremmo anche mettere una fornace piena con l'inventario pieno. Quindi quello lo farebbe tornare indietro, ma per non mettere una fornace. Poi magari avendo più mese potremmo anche mettere. No, ma quelli. Sì, vabbè, costa un mese ma te ne dà 4, quindi credo che per ora sia l'opzione più favorevole a noi, però era per vedere se funzionava anche in questo modo, perché insomma, se possiamo trovare più soluzioni, scusate, F2 subito, F2. Se possiamo trovare più soluzioni è meglio, perché potrebbero servirci in un secondo momento, non bisogna mai fermarsi alla prima. Allora, se no, un fuel fired. Voltage extractor, centrifuge. Ah, una cosa. Ragazzi, non farò la parte di reattori nucleari perché è una parte 1 complessa, 2 che richiede un'enormità di tempo e materiali e tempo di farming, perché la fattoria al Bad Angel, e sappiamo come fattoria al Bad Angel, ho già parlato un sacco su sta storia, quindi non voglio dilungarmi. E 3 perché secondo me, cioè, non mi piace l'energia nucleare nella vita reale, non vedo perché dovrebbe piacermi in un videogioco. Se per caso poi foste particolarmente interessati, magari posso darvi due dritte, ma non la farò mai nel dettaglio. Potremmo prendere un Nodebreaker, non so se ne abbiamo altri da qualche parte, no, temo di no, meglio non andare a perdere tempo in giro. Preleviamo questo. Ok, e lo piazziamo. A questo punto, piazzando quello, se noi piazzassimo questi, sì, sto dicendo sempre piazzare, 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 piazzare. Sì, è una citazione di provare, provare, provare. No. No. Ah! Cioè lui lo valuta solo quando arriva qua. Questa è una cosa molto interessante. Vi spiego, chiarito più puntualmente. Il seme di grano fa il tragitto, ma blocco per blocco, verifica se ci sono degli elementi che accettano solo input oppure no. Nel senso, questo da lontano lo vede come un inventario e non gliene può fregare di meno. Quando invece arriva proprio nelle sue presenze, dice: ah, ops, non c'è l'input, quindi cosa faccio? E vado oltre. Il problema è che qua, trovandosi con quello che ha solo input, è nei guai fino al collo, nel senso che lui lo verifica da lontano, si accorge laggiù in fondo, il signor seme di grano dice: ehi, guarda quanti inventari laggiù in fondo! Proviamo il primo, arriva qua e dice: ah no, è solo input, ah oh, ma ne è ancora un sacco in là. Allora continua, dice: ah no, è solo input, vabbè, continuiamo, ce n'è ancora un sacco. Fai così per tutti i Nodebreaker. Solo che è arrivato qua in fondo, cioè qua dice: ah, ce ne sono ancora due, che bello. Arriva qua e si rende conto che invece questi due inventari sono due inventari di solo input. E quindi cosa fa? Niente, esplode. Cioè no, si droppa all'esterno, nonostante ci siano dei blocchi a impedirlo. Infatti, come abbiamo visto, viene sparato qua fuori, all'esterno da questo Nodebreaker. E quindi la soluzione dell'inventario, cioè dell'inventario che non accetta input, è una soluzione farlocca, perché non risolve la questione. Perché appunto viene droppato ugualmente, nonostante sia di solo input, perché se ne accorge solo all'ultimo l'oggetto. Verifica solo all'ultimo che quello sia un inventario utilizzabile. Questo può essere molto interessante per il seguito dei nostri lavori, però per ora quello che ci interessa è che le opzioni valide sono: 1, quella un po' più macchinosa di continuare a farlo girare in cerchio fin tanto che non sceglie l'opzione giusta; 2, quella estremamente dispendiosa dei soldini
sorting pneumatic tube segment. Stavolta l'ho detto giusto? Yeah! Mannaggia, imparo anche io. E però è dispendiosissimo. L'ultima, che credo sia quella che utilizzerò, secondo me è la cosa più comoda. Poi fatemi sapere anche voi nei commenti cosa pensate di al riguardo, e se avete altre idee, perché magari c'è qualcosa che non sono riuscito a pensare nella mia mente stanca e affaticata dopo una giornata di studio intenso. Quindi appunto io andrei a utilizzare i One Way Tube, nonostante costino un cristallo di mese. Comunque qua ne devo utilizzare 6. Una Resipe me ne dà già 4, di conseguenza sono una Resipe e mezza, che sono due cristalli di mese. Credo che sia una cosa affrontabile, quando qua ne sprechiamo tipo tonnellate, perché ognuno di questi è un cristallo di mese, quindi... No, sono 3 cristalli di mese ognuno di questi, sono un sacco di soldi, cioè un sacco di... Beh sì, soldi, alla fin fine il mese è un po' come se fossero i soldi. E niente, quindi direi che questa è l'opzione più viabile. Mettiamo la cesta e poi la togliamo, che tra l'altro non si aggiorna, e questa è una gran soluzione, perché altrimenti saremmo stati un po' nei guai, diciamo. Cioè, non proprio nei guai, però sarebbe stata una cosa parecchio scomoda. Altrimenti potremmo fare una cosa più esteticamente carina, perché qua effettivamente ci interrompe il circuito. Noi cosa potremmo fare? Potremmo metterlo là sotto. È brutto il fatto di vedere un buco nel suolo, però resta il fatto che è sempre meglio che non... No, non lo piglia. Allora, io direi andiamo a fare quello che mi ero proposto anche di fare in questo episodio, ma non ho ancora fatto, perché non si era reso indispensabile alla fin fine, che è lo screwdriver, che non credo abbiamo mai fatto finora nella serie, almeno in questa serie, e non vedo in quale altra serie avremmo potuto farlo. Ci serve un diamante che sono bazzecco, cioè nel senso, alla fin fine i diamanti, cioè per noi valgono un kaiser di nulla rispetto al mezzo, al mitril. Le fibre, non so se abbiamo 4 fibre, abbiamo proprio 4 fibre, quindi siamo fortunati come le fibre, e ci faranno bene per l'intestino. Allora, il diamante, la batteria è un lingotto di mitril. Il mitril ne ho farmato un po', non è tantissimo, però 19 pezzi di mitril, ragazzi, cioè GG, cioè 19 lingotti sono una risorsa preziosissima. 2 di coppa, un tin e 6 legno. 6 legno ce l'ho. 2 coppa e un questo c'è, 2 coppa. Ma vaffan bro, do sto inventario tutto in grass, non ci serve. Ehi, grass, levati dal grass. Ok, stavamo dicendo 2 coppa. Poi prometto che metterò a posto l'inventario appena avrò tempo. Non sono uno degli inventari assurdi, tipo, non lo so, un Marcus Crono o un Brent. Questo l'avrà cotto. Sì, perfetto. E vediamo se ce lo fa. Ok, allora, questo va caricato innanzitutto. E ho fatto il Sonic Screwdriver. No, non voglio usarlo, voglio caricarlo, perché questo non si rompe, cioè nel senso basta semplicemente caricarlo, visto che abbiamo il medium voltage, vedete che ci mette abbastanza un niente. Poi sì, lo so, dovremmo upgradarlo, ma lasciatemi il tempo, ho bisogno di farmare un sacco di mese per la farm semi-automatica. Che tra l'altro, ma perché devi chiedere così tanto mese per un node breaker quando ne puoi fare solo uno? Cioè boh, vabbè. E se io mettessi appunto... Allora, a questo punto togliamo la chest. Mettiamo questo, mettiamo il one way tube, però lo giriamo. Lo gira solo in orizzontale. Ma porcaccia la miseriaccia! Cioè questo va solo in orizzontale, mi sta a dire. Hmm.
E i one way tube non ce li abbiamo, quelli che conducono elettricità, se non sbaglio. Pipeworks si chiama, vero? Piccolo problema gigioso. Conduce ma va notte. Niente, dovremmo fare un giro più lungo qua. Non è un problema assolutamente. Scoccia un po', nel senso che è proprio un po' brutto, diciamo, vedersi. Però, ragazzi, qua è buggoso la storia, quindi vabbè. Vabbè, se non altro possiamo evitare di mettere la cesta e toglierla, possiamo semplicemente girarlo e. Niente, quindi anche lo screwdriver non ci serve un Kaiser, a meno che devo riaggiornare questo. Sì, infatti. Quindi se noi riaggiorniamo questo, mettiamo questo, lo giriamo. 1, 2, 3. Non è molto gradevole il rumore che fa, in effetti. Io credo che un cacciavite elettrico non faccia un rumore così gradevole. Whip. Sistemiamo questo e quindi ci siamo. Questa zona qua andrà totalmente fatta in un altro momento, ma il mio timerino mi dice che siamo arrivati a 21 minuti e 55 secondi, quindi mettiamo il Mesecon qua rapidamente e concludiamo il nostro Epigonio. No, ma sei gay? Ma che cazzo? Pappapero pappapero pappapa sì. E possiamo anche riseminare tutto. Andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a questo punto non dovremmo avere più alcun problema di questa sorta. Abbiamo sprecato un sacco di semi per questa condizione. Però, ah no, forse non li avevo presi tutti, avevo solo quelli che erano là. Infatti, allora erano normali, semplicemente non mi erano dati di. No, ok, ce n'erano di meno. Tu me ne dai? Dammi i semi. Oh, mi ha dato i semi. Bon, dirigiamoci. Perché io non so perché salto sempre di là quando ho una strada normale come delle persone canoniche. Dirigiamoci verso la chest del indovinello di fine episodio. Allora, la scorsa settimana ha risposto per primo. Porcaccia la miseriaccia. Sapete che non me lo ricordo, ma andrò a controllare e correggerò appena finito l'episodio. Non ho granché tempo per interrompere, controllare e mettere a posto. Per chi non lo sapesse, l'importante per il gioco è rispondere alla domanda. È come un gioco dell'oca. E chi vince avanza di caselle. Cioè, chi risponde per primo avanza di due caselle, il secondo, terzo, eccetera, eccetera, che rispondono avanza di una casella e si arriva alla fine. Se non siete ancora rappresentati, basta dire un oggetto che vi rappresenti sulla plancia, anche se una cesta. E niente, la domanda di oggi è: qual è la cosa che vi ha interessato di più durante la serie di Mind Test? Quella che forse non conoscevate, o quell'episodio, diciamo, che vi ha sprigionato più interesse, più passione, più voglia di distruggere dei blocchi a colpi di pugni? Vabbè, detto questo vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre di sabato con Mindtest. Durante la settimana invece ci saranno episodi di Magic il lunedì e il venerdì.
Giovedì ci sarà una nuova serie che si preannuncia interessante. Dovrebbe già iniziare questo giovedì, ma state in campana. Se per caso volete restare aggiornati, lasciate un mi piace sulla pagina Facebook, di cui il link è in descrizione. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!